Si attende nelle prossime ore la comunicazione ufficiale da parte degli organi competenti sull'agibilità dello stadio Vincenzo Presti di Gela. Ieri i vigili del fuoco hanno operato un sopralluogo nella struttura e così, come ci conferma il direttore generale del club, Crocicaiola, i problemi ci sono e sono evidenti. I vigili del fuoco si sono indirizzati più verso la tettoia della tribuna, perché praticamente c'è un cedimento strutturale, ma questo è stato sottolineato già da tempo, è stata una cosa vecchia, risaputa da tempo, e poi parecchie altre cose che la tribuna ospiti e robe varie, quindi sono parecchie le cose che hanno dichiarato inagibili. Poi vabbè, c'è la parte vecchia, diciamo, che quella l'avevano già dichiarato inagibile il comune, quindi la polizia, quando ha rilasciato la licenza, ha bloccato praticamente quell'area. In casa Gelacalcio dunque si attendono risposte immediate, anche perché domenica prossima, dunque tra 2 giorni, i biancazzurri giocheranno il Presti con la Palmese. La partita è a rischio. Se noi non abbiamo comunicazioni da parte degli enti preposti, praticamente non possiamo comunicare in Lega che il campo è dichiarato inagibile, quindi c'è il rischio che dobbiamo consegnare 3 punti a tavolino. Anche perché poi non ci sarebbero le condizioni per cercare un altro campo. E poi quello, diciamo, che è un altro problema. In tempi brevissimi non credo sia possibile riuscire a trovare la disponibilità di un campo. Voi vorreste intervenire, però avete le mani legate perché non avete la gestione. Noi non possiamo intervenire, è diverso. Vorremmo, ma non è possibile, non ci è È concesso. dal comune che segnalazioni arrivano. Ancora nessuno. Dunque, muro contro muro? Muro contro muro, sì, da sempre un muro contro muro. Cioè, da parte del comune non c'è mai stata una partecipazione verso quella che è la squadra, la prima squadra del Gelacalcio, purtroppo.